Rieccoci di nuovo in studio, 20 e 28 rigorosamente live. Parto dal presidente del Baiano, ha detto che fanno il campo a fine... Il comune fa il campo sportivo. È un problema il campo nei paesi nostri, anche per un settore giovanile, quando si parla di programmazione e progettazione. Noi ad esempio, noi abbiamo una cosa che va a nostro favore, è il palazzetto dello sport, perché... negli orari che si fa scuola calcio non è... se non erro è attaccato al campo sportivo. Sì, è attaccato al campo e poi non è usato dal basket e dalla pallavolo, diciamo. E là si riesce a fare un po' di calcio dei bambini. E quindi è una cosa buona perché anche col cattivo tempo si riesce a fare attività. Il problema è proprio il campo che negli ultimi anni, dopo che abbiamo fatto il muro di cinta, perché, ripeto, il campo era vecchio, il muro intorno era vecchissimo, cadde. Proprio quando stavo sempre io in amministrazione e dovettimo fare tutto il recinto del campo in cemento. Prima invece era di tufo, quindi che succede? Che il campo non prendeva, che il tufo prima prendeva acqua, il cemento lo blocca e si allagava, e molte volte bisogna rimandare le partite. Che poi il campo del Baiano è proprio in pieno città, quindi Giulio, ritorno su di te, iniziamo a toccare un po' il campionato di quest'anno, campionato come dicevamo difficilissimo. Domenica vi attendo un derby irpino con il Cervinara. L'anno scorso li avete battuti, se non erro, 1-0 in casa vostra, quindi con la speranza poi di raggiungere i playoff. È una delle tante ultime chance domenica col Cervinara, che viene anche dal 3-0 di domenica con il Buccino, se non erro il Cervinara ha perso. Sì, l'ultima chance no. Una partita... tu parli sempre di matematica, però le partite poi si accorgono. Sì, questo sì, sicuramente. È per questo ti stavo dicendo che ogni partita è decisiva, ogni partita è importante, anche per il Cervinara comunque sta lottando per un obiettivo, e quindi sarà una partita difficilissima, ma bisogna sempre credere nella vittoria, giocartela per la vittoria. Col Buccino ha perso con l'Angri, che nel calciomercato di gennaio, come ti dicevo, le altre avanti iniziano a correre, si è rinforzata. Stasera ricordiamo che è stato scelto l'allenatore del Leoni Calcio, ritorna Sicuranza in panchina dopo lo straordinario campionato dell'anno scorso che l'ha portato per il primo anno in eccellenza. Di Pasquale, te l'aspettavi l'esonero di mister Di Pasquale? No, Di Pasquale... sappiamo tutti e due l'anno scorso cosa hanno fatto, quindi non te lo aspetti mai, però tutto può succedere nel calcio. Ti parlo da allenatore e questo lo dobbiamo mettere in preventivo, questo, perché l'allenatore di solito è sempre il primo a pagare, e questo mi dispiace per Di Pasquale, perché è un grande allenatore, proprio per quello che ha fatto a Grotta, per le sue esperienze. E, come sono contento anche per Sicuranza, che ha portato lui la squadra in eccellenza, in quindi, promozione e poi in eccellenza, sì, e quindi mi fa piacere anche per lui. Gli faccio in bocca al lupo per il campionato, per il proseguo del campionato. Presidente Sgambati, lei viene da 4 vittorie consecutive, fa una faccia strana, non se l'aspettavo. No, non è che non me l'aspettavo, è una faccia... Diciamo che domenica prossima, sabato gioca il FC Avellino, FC Avellino, San Tommaso a porte chiuse. Sì, a porte chiuse, sì, San Tommaso. Una delle tante, quindi... Che poi è un campo è fatto bene, solo che dovevano, secondo me... allargare un po' le tribune. Presidente, io sono stato domenica a vedere Virtus Avellino di suo fratello con la Polisportiva Grotta. Le dico che gli spalti sono bene, ma le condizioni che sono intorno al campo sono veramente vergognose per una città civile come il Comune di Avellino. Forse magari il sindaco Festa, invece di andare a chiudere mercati, si occupasse un po' più di campi sportivi. Perché poi... non è che lo voglio difendere, però non è che è colpa del sindaco. No, Pessi, vabbè, però non puoi. Il campo del San Tommaso sta così da più di 2 anni e secondo me dovrebbero fare dei lavori programmati. Sì, però abbiamo avuto un po' di tempo in questo periodo, sapendo che poi c'era anche il San Tommaso in Serie D, c'avevi la Virtus in eccellenza, c'hai la Ficina. Io penso una cosa che non capisco è quando vanno a progettare questi campi, no, questi stadi, come fanno a non mantenere le distanze?
cioè, parte distanze, poi lì c'è un problema. Il CONI non può dare solamente il parere sul Manderbuso, sì. Il CONI deve dare il parere su tutta la struttura, secondo anche me. Sulle uscite di sicurezza, secondo me, perché poi succedono queste cose qua. Se il CONI va a vedere, va a controllare, dice guarda che questo campo qua deve stare deve essere fatto in questo modo, perché il campo del San Tommaso, se tu lo vedi, tu hai ripreso dalla gradinata da dietro. Io mi sono messo su una quella laterale. Se quella laterale non ci stava proprio, non cambiava niente, perché tu dividevi quella là in mezzo, le due entrate ci stanno e facevi il campo. A parte che poi la gente c'era tutto sulla, dove non può stare sulla rete, quella rete dove che faceva così, quindi più per, ma è successa la stessa cosa due domeniche fa ad Ariano con il derby Ariano Grotta, la gente tutto attorno al campo. Il problema lo sai qual è? Che si vanno a perdere le cose belle del calcio, perché quando il San Tommaso quest'anno ha fatto la Serie D, se non giochi nel tuo stadio, nel tuo rione, è brutto, perché poi quando la fanno un'altra volta la Serie D, poi tra cui non gioca nemmeno ad Avellino il San Tommaso, nemmeno al Partenio, nel senso che io spero che si salvi, però dico, il San Tommaso, un campionato così importante l'ha fatto quest'anno, lo potrà fare l'anno prossimo, però se lo faceva in casa era meno spese, quindi noi l'abbiamo avuto il dirigente Annino qua, mi disse noi abbiamo più difficoltà a organizzare le partite quando giochiamo in casa che per i costi che quando andiamo in trasferta, perché dice non sappiamo, ogni domenica non sappiamo dove andare. Per fortuna c'è il campo di Prato La Serra che li ha ospitati, sennò altrimenti era Presidente, tornando al campionato di promozione, ai vertici Saviano e Lions si sfidano domenica, quindi o si chiude o si riapre il campionato. Per lei è già chiuso o si può riaprire? No, non è già chiuso, perché ogni partita c'è la sua storia e quindi già sarà una mezza finale, perché poi comunque ci sta anche il Solofra che sta facendo benissimo, anzi ultimamente sta facendo ancora meglio. Il Saviano però è una bella squadra allenata da un grandissimo allenatore che è Menichini, e se vince domenica almeno si mette molto dietro il Lions Militum, però poi bisogna vedere pure il Solofra che fa, perché il Solofra sta sempre a meno 6, non vuol dire fuga, mezza fuga vuol dire secondo me meno 6, anche perché se non mi sbaglio il Solofra poi deve giocare, il Saviano deve andare a Solofra, non voglio sbagliare. Poi la domenica dopo avete voi il Saviano, è il Saviano da noi, se vedete nere nere. È già una sfida si aspettava un Saviano in fuga dalla prima giornata. Sì, me l'aspettavo, perché è stato costruito bene. Poi giocano alle 10:30 la mattina. No, giocano alle 10:30 la mattina. Sì, per un ragazzo che viene a giocare a Baiano, che il sabato sera esce, un trauma esagerato. Però delle volte su un campo a terra battuta. Però bisogna fare pure dei sacrifici delle volte. Una volta, una domenica, un sabato ogni tanto uno può pure tornare prima a casa se poi deve andare a giocare la domenica mattina. Loro giocano la domenica mattina perché fanno un discorso di licenziati, i dirigenti dicono noi lavoriamo tutta la settimana e la domenica all'una vogliamo stare a casa con la famiglia, però la domenica mattina ci vogliamo vedere venire a Saviano, e loro si vai a Saviano, c'è il campo sempre pieno di persone, scorso. È una bella realtà. Il problema della tribuna. Pure loro hanno, era una società vecchia che ha giocato sempre contro di noi per tanti anni, e poi pure loro sono partiti un'altra volta dalla terza perché loro avevano pure il problema stadio. Hanno rifatto il campo un po' Si sono scordati di fare il settore Manderbo, ospite, quindi però ci stava prima, però l'hanno fatto diversamente, però poi la seguono in tanti, è una squadra molto seguita. Enrico Montanaro penso che è un suo collega. Enrico Montanaro è il sindaco di Baiano. Ah ok, Presidente, non ti allargare, ognuno ha i suoi guai, quindi il sindaco di Baiano. Sì, è il sindaco, sì. Presidente, noi parlavamo del big match in prima e seconda tra Saviano e Lions, però credo che ci avete anche voi l'ultima forse chance per entrare. Noi ci abbiamo una partita importantissima, perché secondo me sabato ci andiamo a giocare un po' tutto. In che senso? Come detto prima, il Clanese deve fare un miracolo calcistico per salvarsi, e noi per andare a fare i playoff 4 giornate fa dovevamo fare un miracolo calcistico, perché stavamo, diciamo che state a 4 punti, mo siamo a 4 però punti, il problema, però stavamo a 11. Sì, però il problema è la seconda, è la seconda, quindi domenica le tocca di fare Saviano. Sì. Da Avellinese ti tocca di lo so, però noi dobbiamo fare risultato contro una grande squadra, perché la FC Avellino è una squadra che l'anno scorso è andata a fare la semifinale playoff, ha fatto la finale, è una la finale di girone, io dico la semifinale perché era la finale di girone, ma quest'anno invece è diverso, ma si fa solo la finale di girone quest'anno. Invece l'anno scorso si faceva la finale del tuo girone e poi si andava a fare la finale contro. Però loro
sono una società solida, una società fatta di giovani. Di giovani e di persone che lavorano molto sul prodotto locale, nel sì. senso che loro hanno tanti giocatori che sono di Avellino sì. e poi vanno a prendere qualcuno da fuori e lo fanno molto bene, perché già l'anno scorso io non me l'aspettavo che, ma quest'anno invece si stanno lì, quindi... stanno ripetendo che sono veramente una bella, sarà una partita bella, soprattutto come quella là di domenica scorsa di due domeniche che avevo ancora tenuto, perché noi già, mo ti dico, quella, il miracolo la, calcistico, lei vuole arrivare là, lo no, so no, che lei vuole no, arrivare io dico là. Il miracolo calcistico lo stiamo, se noi lo vinciamo pure sabato stiamo sulla buona strada, però io ripeto, io gli ho detto pure ai ragazzi, se non facciamo questo miracolo calcistico, per me già sta bene questo miracolo. Allora, l'anno prossimo si punta poi per... No, l'anno prossimo puntiamo, io dico sempre, noi ci dobbiamo divertire, quella deve essere la prima cosa, perché se prendi 5-6 persone del posto, 3-4 persone che vengono da fuori e riesci a fare un campionato così, tu ti diverti, questa è la cosa che... Presidente, io so che lei vuole arrivare a Mugnano, no, perché no. Là è uno dei derby più sentiti, forse uno dei derby più sentiti dell'Irpino, diciamo. Sì, perché il mandamento, perché poi alla fine però loro sono una squadra molto... Hanno avuto un po' di problemi, sai, ma i problemi ce li abbiamo sì, avuti tutti quanti. Domenica ha affrontato il Montoro, si è rinforzata? Il Montoro si è rinforzato, sì. Si è rinforzato. È una squadra diversa proprio da quella dell'andata. C'ha l'andata alcuni... penso. Sì, no, ma peggio no, non si poteva fare. No, ma c'ha alcuni calciatori bravi, ci ha preso 2-3 giocatori forti, eppure l'allenatore è bravo. Qualche settimana fa ha pareggiato anche con il Lyon. Sì, l'ho visto. Sì, in casa, 1-1, sì, no? Sì, 1-1, sì. 1-1, quindi vabbè, si è tirato un po' dentro, quindi 8 io punti, penso che quindi... c'è buone possibilità di andare a fare almeno i play-out. Per questo non bisogna mai mollare. Mancano... deve raggiungere 7 punti, deve prendersi 7 punti per raggiungere. Calcio è così, quando non c'è matematica. Sì. Poi vedo che comunque anche il Baiano 34 punti, sono 4 punti dai dobbiamo vedere dai la seconda per... non sono tantissimi, se non erro mancano ancora 10 giornate, quindi sì. Ci sono ancora 30 punti. La seconda però c'ha 47, noi dovremmo vincere tutte. Ci sono ancora 30 punti, 10 giornate, quindi può succedere ancora di tutto. Abbiamo tutti scontri diretti, però abbiamo il Solofra che deve venire qua. Pensiamo domenica per domenica. Domenica, sabato è importantissimo. Presidente, una cosa è sicura, si è salvato quest'anno. Sì, quindi, sì, sicuro, sì, sì. È quasi salvato, sicuro. Si è salvato, secondo se arrivano i playoff, ha fatto un... Se arrivano i playoff... riporta 1000 persone sugli spalti, quindi... Secondo me sì. Giulio, ritorno su di te un po' il campionato di eccellenza. Come si vive una settimana dopo la debacle di domenica scorsa con la Palmese? C'è questa grande differenza tra i Clanese e il Palmese? Con 6 palloni in casa, diciamo. È dura, però bisogna dimenticare in fretta e ricominciare la settimana nel modo positivo, anche se è difficile. Ripeto, andiamo ad affrontare una grande squadra come il Cervinara, un grande allenatore, grande società, grande piazza, quindi ci deve dar carica e dobbiamo lavorare, perché io conosco solo una medicina che è quella, la cultura del lavoro. Giulio, se stasera arriva la chiamata del padron Casale, esonero di Facchino e promosso come primo allenatore, è pronto a una sfida di questo genere? No, non parlo del futuro, anche perché io penso che non possiamo sapere il futuro. Se io mi sento pronto a tutto, e questo è evidente, comunque faccio questo e quindi devo prendermi anche delle responsabilità, ma rispetto Facchino, è un grande allenatore, quindi io penso che presto comunque le Clanese risolverà i suoi problemi. Io credo, almeno dalla parte nostra che vediamo un po' il calcio irpino, credo che Facchino rimarrà sulla panchina delle Clanese, perché Casale non vedo uno che manda via gli allenatori. Forse l'ha fatto solo un anno quando prese Bozzi nelle ultime domeniche di campionato in promozione. Se non lo ricordo anch'io. Non vedo un allenatore, no, perché non voglio che siate in panchina, magari la prendi l'anno prossimo. Quindi... No, vabbè. Io...